presidente John Dixi ha lanciato un prodotto al di fuori dell'isola di Taiwan. Siamo onorati che l'abbia fatto in Italia, questo segno dell'attenzione che l'azienda ha per il mercato italiano. Cosa abbiamo lanciato? Abbiamo lanciato Platform 2, un nuovo prodotto che si basa su una piattaforma smartphone da 4 pollici e 7 con schermo HD, dotata del top di gamma sotto ogni punto di vista. Non esiste un telefono oggi che abbia caratteristiche simili. Abbiamo un processore quad core, Qualcomm Snapdragon S4 a 1,5 GHz di frequenza, il non plus ultra in tema di processori per smartphone. Abbiamo già detto lo schermo da 4 pollici e 7, abbiamo una fotocamera da 13 megapixel in grado di registrare video in Full HD e di scattare foto fino a 100 scatti continui con una velocità di 6 frame per secondo. Ovviamente foto a 13 megapixel è estremamente risoluta. Inoltre si tratta di un telefono, abbiamo detto, top di gamma sotto ogni aspetto, anche dal punto di vista della connettività. È un telefono LTE, quindi permetterà, quando le reti in Italia saranno attivate, di collegarsi a internet a 100 megabit per secondo. Questo significa poter vedere video in streaming senza ritardi, senza nessun tipo di ostacolo per avere una fluidità completa del video, piuttosto che navigare o scambiare dati in cloud. Abbiamo ancora una caratteristica fondamentale, che l'NFC. NFC sta per Near Field Communication e permette di avvicinare due device e scambiare dati tra questi due device nella maniera più semplice e intuitiva possibile. Così come è intuitivo connettere lo smartphone, il nostro smartphone, alla nostra Pad Station. Pad Station è un'esclusiva di Asus che permette in un secondo, tramite una tecnologia proprietaria che si chiama Dynamic Display, di inserire lo smartphone nel tablet e passare a una visualizzazione tablet. Non abbiamo solo esteso la dimensione dello schermo, ma abbiamo proprio cambiato modalità. Adesso possiamo far girare tutte le applicazioni per tablet. Facciamo un esempio: se io sto leggendo un'email sul telefono vedo il testo dell'email, quando la inserisco nel tablet inizio a vedere immediatamente anche la posta in arrivo. Facciamo ancora un esempio di transizione: lanciamo un video, abbiamo questo video che sta girando sul nostro tablet, 720 pixel come risoluzione, e in ogni momento io posso staccare il telefono e continuare a vedere il video sul mio telefono. Questo è solo un esempio del potenziale che si può esprimere grazie a Padfon e alla Padfon Station, perché un aspetto fondamentale è che ogni volta che io inserisco il Padfon nella Station lo ricarico. Abbiamo una batteria da 2140 mAh sul telefono e da 5000 mAh sulla Station. Questo vuol dire che l'autonomia del telefono può essere triplicata utilizzando la Station. Sempre parlando di batteria, mi viene in mente un altro aspetto che ho saltato all'inizio, che è fondamentale. Il telefono ha uno schermo e una batteria, il tablet ha uno schermo e una batteria. Quando io inserisco il telefono dentro il tablet, il peso di questo oggetto fantastico è di 649 grammi, inferiore al peso del famosissimo tablet lanciato dal nostro competitor. Il prodotto arriva in Italia a novembre, più precisamente la data di lancio sarà l'8 di novembre, e arriverà in due versioni: a 899 euro la versione full optional con 64 giga di memoria e a 100 euro in meno con 32 giga. Si tratta di un prezzo unico per una soluzione che dà la possibilità di usare sia lo smartphone che il tablet, e soprattutto unico per le prestazioni che Padfon 2 è in grado di offrire.